I Wagenburg, in particolare il Wagenburg Lohmühle su cui ho realizzato il mio progetto fotografico As a Fallen Apartment Building, sono delle comunità di persone che vivono in delle case mobili. In particolare il Lohmühle si trova nel centro di Kreuzberg, quindi in pieno centro della città di Berlino. Sviluppa un modello alternativo intanto alla classica abitazione in un condominio, perché sono appunto dei carrozzoni, delle case mobili che si trovano all'interno di un parco. Ha una forte valenza politica perché si tratta di un terreno pubblico che gli abitanti della comunità cercano di organizzare, di strutturare secondo i loro bisogni, o i bisogni comunque della comunità e del quartiere, degli abitanti del quartiere, opponendosi alle dinamiche di speculazione edilizia o comunque i fenomeni di gentrificazione o comunque tutti i processi che seguono dinamiche economiche. Per questo l'aspetto politico è molto forte. Allo stesso tempo ci sono altre questioni fondanti l'identità della comunità, che sono ad esempio la relazione con la natura. Pur essendo in mezzo alla città e tra i condomini, questa comunità vive in un parco, cerca di sviluppare pratiche sostenibili, comunque utilizzando energie rinnovabili, cicli dell'acqua e tutte comunque le possibili pratiche di vita più ecologiche possibili. Hanno anche un tipo di organizzazione comunitaria e assembleare, quindi non si tratta di sconosciuti che vivono in uno stesso palazzo, ma di persone che prendono decisioni comuni e che interagiscono con il quartiere attraverso l'organizzazione di attività aperte al pubblico, quindi con dei risvolti anche sociali o comunque legati alla socialità, all'incontro tra le persone.